Un'azienda usimana scelta dalla FAO per una partnership internazionale per la sostenibilità delle colture. Allora, ad Osimo, un corso di formazione internazionale riservato a funzionari del Medio Oriente e del Nord Africa. Simonetta Ippoliti. L'acquaponica è un sistema di produzione innovativo ed ecosostenibile che coniuga l'allevamento di specie acquatiche come pesci o gamberi con la coltura dei vegetali senza l'utilizzo della terra. In questo settore esiste ad Osimo una realtà leader nel paese, l'Acquacoltura Italia, che ha instaurato una prestigiosa collaborazione con la FAO. È proprio l'Organizzazione delle Nazioni Unite che dedica la propria attività all'alimentazione e all'agricoltura, ha portato in questi giorni ad Osimo funzionari governativi di 11 paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che stanno partecipando ad un corso di formazione intensiva dedicato alla diffusione di questa pratica ecosostenibile nei paesi in via di sviluppo. L'acquaponica è una tecnologia molto interessante che noi abbiamo introdotto in Italia da qualche anno. È stata sviluppata dagli Aztechi e consente di poter riutilizzare le sostanze di rifiuto prodotte da gamberi o crostacei che noi abbiamo o stiamo allevando dentro la vasca che vedete qui sotto, in maniera tale che queste sostanze, invece di essere buttate via con l'acqua, in maniera tale che gli animali non si intossicano, diventano in realtà nutrimento per le piante. Le piante ringraziano, filtrando e depurando l'acqua che rientra dentro la vasca. È un sistema che si può affiancare all'agricoltura tradizionale, no? Sì, esatto. È un sistema che attualmente interessa anche chi fa produzione tradizionale, per esempio in serra, perché gli consente di poter diversificare il proprio prodotto risparmiando sul concime. Ma perché la FAO è interessata a questo tipo di progetto? Che tipo di possibilità può rappresentare? Il mandato della FAO è la produzione di cibo. Noi aiutiamo soprattutto i paesi in via di sviluppo. Noi abbiamo deciso come FAO di lavorare con questo gruppo italiano proprio perché sono anni che ci stanno lavorando, hanno lavorato su sistemi molto interessanti, i sistemi che possono essere adattati in questi paesi. MotoGP, il team.